Non solo legale, ma anche obbligatoria. Dal 2019 la marijuana entrerà nelle case degli italiani. Per tutti i possessori di balcone o terrazzo sarà obbligatorio piantare da 1 a 3 esemplari di cannabis sativa per combattere il grave problema dell'inquinamento nei principali centri urbani. È stato verificato di come la cannabis riesca a sequestrare 4 volte in più la CO2 rispetto a qualsiasi altra pianta. È questa la singolare proposta di legge che potrebbe passare in questi giorni al Parlamento europeo e che entrerebbe in vigore il prossimo 1 gennaio in ben 11 città europee. Voi lo sapevate, siete d'accordo? D'accordissimo. Cioè, qualsiasi cosa per lo smog, soprattutto a Milano. E devo mettere la marijuana sul balcone, dove mio nipotino la mangia. Perché no? Fai doppio uso. In arrivo anche un kit con la semenza per agevolare i cittadini, che saranno tenuti a pianificare il mantenimento della pianta per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. E spero che non passi. E se passerà ci saranno sanzioni? Lo metterò e la lascerò morire. Come tutti i fiori che metto sul balcone. Oddio, tanto io non la fumo, quindi potrei essere anche d'accordo. La lascio lì, se fa bene. Non lo so, se sarà legale, sarà disponibile la vendita, chi lo sa. Magari anche noi, al posto di mettere sulla azalea, metteremo anche piantine di marijuana. E mentre a Bruxelles si valuta la proposta della marijuana antismog, agli italiani non resta che aspettare. Se son rose, fioriranno.